La corsa è un modo sano per potersi tenere in forma. Certo che va fatta con delle semplici regole che non possono non essere tenute in considerazione, ovvero sicuramente una visita medica fatta preventivamente per accertare il nostro stato di salute, la non presenza di patologie degli arti inferiori o più generiche che possono in qualche modo compromettere il nostro stato di salute. La giusta scelta dei materiali è un altro aspetto importante. Le scarpe, innanzitutto, sono la base da cui partire. Chi inizia e non ha mai praticato questo sport dovrebbe recarsi in un negozio specializzato che dia i giusti consigli sulla scelta del tipo di calzatura. Chi inizia a correre deve partire da una buona base muscolare, innanzitutto, che deve essere preparata o in ambienti quali la palestra o addirittura a casa con dei semplici esercizi che si possono fare. Ad esempio, per poter rinforzare un pochino gli arti inferiori, un esercizio che mi sento di consigliare sono gli squat, semplice, fattibile diciamo in ogni ambiente e assolutamente sicuro. Un altro esercizio che ci può servire, anzi è fondamentale per poter portare a termine una corsa in sicurezza, sono gli esercizi propriocettivi, dei semplici esercizi che ci consentono di rinforzare le articolazioni delle caviglie e delle ginocchia affinché si possa ridurre l'eventualità di infortuni derivanti da distorsioni o da cadute accidentali. Per poter fare una buona corsa sicuramente è importante avere una buona preparazione degli arti inferiori nelle gambe, ma altrettanto una buona tonificazione della muscolatura addominale e della muscolatura lombare. Queste sono fondamentali per evitare specialmente gli infortuni derivanti da cattive posture. Il plank è un esercizio che ci consente di fare un buon rafforzamento muscolare sia della parete anteriore che della parete posteriore, quindi sia degli addominali che dei dorsali. Prima di iniziare una sessione di allenamento è opportuno fare un buon riscaldamento, così come alla fine di ogni sessione fare un periodo di stretching non eccessivamente prolungato può essere opportuno. Iniziare gradualmente è una cosa importante. Alternare ad esempio dei periodi di camminata veloce con periodi di corsa lenta, specialmente le prime volte, può essere un modo più che intelligente per evitare infortuni. Correre è una cosa alla portata di tutti noi. La cosa fondamentale è non mollare alla prima difficoltà, ma continuare, continuare, continuare. Ricordatevi, ogni maratona parte dal primo metro, quindi il primo passo è fondamentale, deve esserci il secondo e tutti quelli che vengono dietro, fino all'arrivo.